scopre un basso rilievo dedicato ai caduti della Polizia di Stato. Onori ai caduti della Polizia di Stato! Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Sii benedetto, o Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. Grazie, grazie a tutti di essere qui, grazie Signor Fratello. È la seconda celebrazione della nostra fondazione che svolgiamo in un momento di crisi mondiale. E avremmo voluto celebrarla come ormai da tanti anni insieme a tutte le persone che con noi lavorano, che camminano insieme a noi. Ecco, questo è un piccolo momento con il quale di solito noi iniziamo la nostra giornata di celebrazione e che concluderà questa nostra celebrazione appunto. Partiamo sempre da qui perché i nostri morti sono la nostra memoria, sono le nostre radici. È una fondazione questa, la nostra istituzione si è fondata anche sul sangue di coloro che si sono sacrificati per la comunità. E quindi è doveroso iniziare da qui, è doveroso perché ogni istituzione importante deve avere delle radici, ma queste radici ci anche di volare alto, di andare oltre, sono un trampolino e questo noi dobbiamo sempre considerarlo perché i nostri valori sono quelli che ci rendono un'istituzione rispettata, amata, una delle prime istituzioni dello Stato che assicurano attraverso la gestione della sicurezza interna la libertà, perché non c'è libertà se non c'è giustizia. I nostri morti sono sempre significativi di questo, essere vicini alle persone. Abbiamo cercato di farlo anche quest'anno e io di questo devo ringraziare tutti quelli che hanno camminato con me e hanno provato a tenere la barra dritta anche in questo momento storico. E quindi grazie a tutti, grazie alle famiglie che ci sostengono e che a casa ci aspettano. Grazie soprattutto a chi ha voluto avvenire la nostra struttura di un'opera significativa. L'abbiamo voluta in terracotta perché la città di Lucca è la città della Luna e quindi abbiamo pensato che questo fosse un omaggio, è un segno di continuità, perché quello che io desidero è che la nostra realtà di Polizia di Stato locale non rimanga all'interno del palazzo, ma si muova come nostra tradizione attraverso le città, comprendendo le esigenze dei cittadini e aiutandoli nella vita quotidiana. Quindi grazie e buona festa.